E ben ritrovata gente, qui è Peri che vi parla e oggi partiamo con il sorteggio per la Pro Cup PS4. Andiamo sul forum a scriverlo come al solito, ora esatta 13, 00 pubblica, rimpiccioliamo. Come vedete ci sono le 8 squadre arrivate prime e le 8 squadre arrivate seconde, tranne sono 7-7. E qui c'è un girone in cui sono arrivate tutte e due a pari merito, facendo lo scontro diretto pareggio, quindi non si può decidere chi ha vinto, differenza reti pari perché hanno vinto due partite a tavolino. Quindi per non dare problema a nessuno, si fa un sorteggio veloce tra loro due e vediamo. Quindi nella fascia delle prime va, esce l'FC e nella fascia delle seconde gli equipo idea l'FC. Così ha sorteggiato tutto il programma. Quindi esce l'FC tra le prime e l'equipe ideale tra le seconde. Allora, le prime arrivate nei gironi sono Italian Warriors, Another Squad, Cuba Libre, Crow Zero, FC Warriors, Yupao, Pure Dead Souls e esce l'FC. Le seconde invece sono 8Full11, Magical School, Hawks United, AC Piranhas, Italian Spurs, Toro Rosso FC, Lions Club FC e l'equipe ideale FC. Come funziona? Quindi andiamo a modificare subito qua, cancellando tra le seconde. Esce l'FC e tra le prime invece gli equipo ideale FC. Remove, sì, ok. Come funzionerà questo sorteggio? Come tutti gli altri, sorteggio prima tutte le prime, cioè la prima e la seconda a pari merito accoppiandole, poi dopo faremo un test o croce per vedere chi starà in casa e le accoppieremo dentro i tabelloni, così avremo già tutto il tabellone verso la finale. Quindi partiamo. Allora, mischiamo le teste, le prime fascia, boom, infiliamo nel cappellino, mischiamo la seconda fascia, boom, infiliamo nel cappellino, come l'altra volta le andremo a mettere di sopra i loghi per l'accoppiamento. Quindi il primo club pescato esce l'FC, esce l'FC un attimo, eccolo qui. Esci l'FC che si andranno a sfidare con, senza farla apposta, equipo ideale FC. Non si può fare questa cosa, quindi cosa faremo? Gli equipo ideali li metteremo già nell'accoppiamento successivo per non far sfidare le stesse squadre che sono nello stesso girone, e peschiamo un'altra squadra di un altro girone, quindi gli AC Piranhas. Gli AC Piranhas andranno contro gli Esci l'FC e quindi ora peschiamo chi affronterà gli equipo, che sono Yupaok, quindi Upaok ed equipo. Io qui ho un foglio che voi non vedete dove mi controllo gli accoppiamenti che non siano dello stesso gruppo. Poi ripeschiamo quella della prima fascia, che sono gli FC Warriors, che non possono andare contro i Lions Club, che sono dello stesso girone. Quindi FC Warriors e qua gli Hawks United. Ok, poi i Crow Zero, che non possono andare contro i Toro Rosso, ma escono i Magic Old School. Quindi i Magic Old School. Poi questo qui, se ce la faccio, lo mettiamo di qua così, ok, riesco a prendere lo stesso. Quindi il Cuba Libre, non li trovo il Cuba Libre, ho sbagliato, il Cuba Libre qui, quindi e i Crow Zero qui, i Cuba Libre che vanno contro gli 8Full11, poi gli Another Squad, che non possono andare contro i Magical School, quindi sono già usciti, vanno contro gli Italian Spurs. Proviamo a vedere se c'è qualche. Poi aspetta, vediamo alla fine. Gli Italian Warriors non potevano andare contro gli 8Full11, quindi sono già usciti, nessun problema. Vanno con, scusate, già, vabbè, controlliamo che gli IDS non c'è nessun altro. Quindi la prima che uscirà andrà contro gli Italian Warriors, questo lo possiamo chiudere.
e la seconda che uscirà andrà contro IDS. Quindi Italian Warriors, Lions Club e infine IDS, Toro Rosso. Questi qui sono gli accoppiamenti. Ok, controlliamo sempre che non ci sia più niente. E non c'è niente. Chiudiamo, chiudiamo. Ora lanciamo una monetina per la testa o croce. Apriamo un altro programmino per vedere chi è in casa. Testa le squadre della prima fascia, croce le squadre della seconda fascia. Quindi esce l'FC, AC Piranhas sarà in casa visto che è diretta, croce di AC Piranhas. Poi croce, quindi di Equipo Ideal in casa, croce, quindi gli Hawks United in casa, testa Crowd Zero in casa, Cuba Libre Full e Full Eleven saranno in casa, Another Score di Italian Spurs e Another Score di Viteranno, Italian Warriors Lions Club, Italian Warriors inviteranno e infine inviteranno gli IDS. Come vedete io qua mi sono tenuto un club, cioè una lista con i nomi. Mischieremo ancora. Infiliamo dentro. Mischiamo anche i sortei in quale accoppiamento vanno. Quindi io cosa farò adesso? Peschiamo il nome Magical School e Crowd Zero. Ops, Magical School e Crowd Zero andranno nella posizione 5, quindi Crowd Zero 5A e Magical School 5B e così via fino a completare il tabellone. Gli AC Piranhas, quindi con gli Eshil FC, andranno nella posizione 6. AC Piranhas in casa, Eshil FC. Hawks United, quindi FC Warriors in quarta. I Toro Rosso FC con gli IDS in prima. Italian Spurs contro gli Another Squad andranno in terza. I Lions Club FC con gli Italian Warriors in settima. Gli Equipo Ideal FC con gli UPAOK in seconda. E infine 8Full 11 e Cuba Libre, controlliamo 8Full 11, non c'è più niente. Chiudiamo. Non torniamo come al solito. Andranno in ottava, controlliamo, non c'è più niente. 8Full 11, Cuba Libre. Quindi questo qui lo rimpiccioliamo. Questo qui è il sorteggio finale del tabellone di Pro Cup. Avete già gli accoppiamenti dei vari turni che dovrete affrontare. Andiamo sul forum a scrivere. Modifichiamo quello vecchio. Con fine sorteggi Pro Cup PS4 ore, andiamo a controllare, ora esatta 13:08 e 08, salva modifica. E ok, quindi è finito. Qua rimpiccioliamo. Vi ringrazio per questo tempo. Buona fortuna. In bocca al lupo. Ciao gente.